Della seconda parte della quiete dopo la tempesta, questa sera parlerò della terza parte della quiete dopo la tempesta. Che dite? Mamma mia, già vi avete annoiati. Scherzo, logicamente. Quindi, no, ma parlerò di questo davvero. Come vi ricordate, se vi ricordate almeno, c'erano alcuni punti riguardo alle tempeste della vita che arrivano, cioè noi siamo in un mondo tempestoso. Abbiamo detto che in Dio non c'è tempesta. Dio non è tempestoso, Dio è calmo, sereno, sempre. Quando creò l'uomo, lo creò come lui. Quindi nell'uomo non c'erano tempeste nel primo Adamo. Le tempeste sono arrivate a motivo del peccato adamitico. E quando parliamo di tempeste, non parliamo le tempeste atmosferiche, ma le tempeste che vengono nella vita delle persone, le difficoltà, i problemi. Vedete cosa c'è nel mondo, vediamo, non c'è bisogno che vi spiego nulla. Vedete guerre, odi, rancori, separazioni, divorzi, omicidi, assassini, di tutto e di più. Queste sono le tempeste che si scagliano sulle vite delle persone e le persone non sanno come affrontare queste tempeste e tante volte vengono travolti dalle tempeste. Ma noi, poiché siamo cristiani, invece siamo esentati da tutto questo. Parlavo di questo, è vero o no? Ah no? Dicevo che noi siamo pure bersagliati dalle tempeste della vita, perché viviamo come tutti gli altri uomini su questo pianeta tempestato dal diavolo. E quindi dobbiamo stare attenti alle tempeste, perché noi possiamo, abbiamo la possibilità, la capacità, l'abilità di poter affrontare le tempeste per mezzo della nostra fede. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto. E Gesù ha vinto le tempeste affinché noi possiamo vivere calmi, nonostante nel mondo ci siano tempeste e a volte si scagliano contro di noi. Abbiamo visto alcuni punti, quali erano le cause delle tempeste, vi ricordate? Può essere la tempesta nella vita di una persona, può arrivare per il peccato personale, abbiamo visto, e questo dà il diritto all'avversario di creare brecce nella vita del credente. Parliamo dei credenti adesso, eh? E può produrre tempeste. La soluzione è pentirsi, chiedere perdono a Dio con un cuore contrito, come abbiamo imparato ieri sera, serio, deciso a non fare più macchie nel muro, se no poi si devono cancellare, come l'esempio di ieri sera è stato bellissimo. Quindi dobbiamo chiedere perdono e lasciare il peccato. E Dio risana. Ma a volte le tempeste possono arrivare a motivo di azioni di terze persone, sono gli altri. Cosa possiamo fare quando gli altri fanno il male e a volte noi siamo coinvolti? Come dicevo, se una persona si scaglia con la macchina, un pazzo che guida a 250 all'ora e viene a scagliarsi contro di te, credente, cosa puoi fare? Mica è perché hai peccato, ma perché qualcun altro è impazzito. E a volte queste cose vengono attraverso terremoti, attraverso incidenti, attraverso anche il male che a volte persone vogliono ad altre persone. Ma lì non c'entra il peccato, capite? Ancora può arrivare le tempeste arrivano per il degrado del corpo, il degrado fisico. Quando si è ragazzi e giovani, pieni di salute, si è tutti scoppiettanti. Poi l'età passa, si arriva a una certa età, cominciano i primi acciacchi. A volte ci si ammala anche molto giovani. Vedete, le malattie e le infermità fanno parte di questo mondo. E anche noi, come esseri umani, sebbene tante volte veniamo preservati da Dio, non siamo esenti da questo. Domenica scorsa dicevo, c'erano alcuni che non erano a casa a motivo dell'influenza, no? Magari stasera sono pure a casa alcuni per diversi motivi, anche l'influenza, e che avevano fatto peccato di influenza? No, fa parte della vita. Anche un credente, se non sta attento, può prendere fresco e avere la febbre o una malattia. Quindi il degrado del corpo è normale. Noi siamo redenti nello spirito, ma ancora non lo siamo nel corpo. La redenzione del corpo verrà quando Gesù ritornerà e ci risusciterà. Questo corpo va in corruzione. Nella risurrezione ci sarà un corpo glorioso, incorruttibile, significa inattaccabile dagli elementi della natura,
e neanche dal tempo, che non invecchia significa, e non può neanche ammalarsi più. Non è soggetto alla forza di gravità, tant'è vero che incontreremo il Signore nell'aria senza prendere l'aereo, e quindi significa un corpo come quello di Gesù quando risuscitò. Che bello, vero? Aspiriamo a questo. Fratelli miei, io dico, se siamo intelligenti, e lo siamo perché abbiamo lo Spirito Santo, vedete cosa ci aspetta? Tutto il resto, viviamolo, sì, ma con parsimonia. Non perdiamo il premio finale, perché se perdiamo questo, abbiamo perso tutto. Perché anche le bellezze di questo tempo, le gioie di questo tempo, passeranno tutte, capite? La vita di questo tempo passerà, ma quella che andremo a prendere quando Gesù ritornerà, quella non passerà mai. Si chiama semplicemente entrare nell'eternità di Dio. E stasera, no, abbiamo parlato pure di un altro motivo attraverso le quali vengono le tempeste, ed sono le persecuzioni. Le persecuzioni producono pure tempeste nella vita dei credenti, o no? E io ne ho viste di fratelli perseguitati, ma se leggiamo le scritture, quanti fratelli sono stati perseguitati e sono arrivate delle tempeste, dove a volte hanno scampato le tempeste, a volte l'hanno dovuto subire, ma ciò che hanno conquistato dopo la tempesta è stato più grande di ciò che hanno perduto. Pensate a Stefano quando fu lapidato e morì, o Pietro, o tutti gli apostoli dei primi secoli, o i credenti che vivono nei paesi musulmani. Andate in Nigeria, da dove viene il fratello, in Niger, dove viene il fratello Loki. E là essere cristiani è difficile. Si rischia la vita. Guardate quanti cristiani in Arabia, nel mondo musulmano, nel Pakistan e in quelle zone dell'Oriente sono stati uccisi perché soltanto perché sono cristiani. Sono arrivate le tempeste, ma ciò che hanno guadagnato è stato più grande di ciò che hanno perduto, perché hanno guadagnato la vita eterna. Amen. Abbiamo parlato di diversi esempi e stasera voglio parlarvi di un altro aspetto delle tempeste che arrivano nella vita dei credenti. E l'ho intitolato così: le opposizioni del diavolo ai miracoli di Dio. Che significa questo? Significa che quando c'è qualcosa che Dio vuole fare attraverso di noi, per il suo regno, il diavolo si opporrà. Il rischio qual è? Che manderà delle tempeste. E che a volte noi veniamo spiazzati, non le comprendiamo e veniamo confusi. Ma sappiate che dopo la tempesta c'è sempre la quiete di Dio. Amen. E io ho voluto trattare il capitolo 8 di Matteo come un film. Poi c'è il pastore Lillo, mi correggerà che su queste cose io sono profano, però parlo così. Qualche film l'ho visto, insomma, quindi parlo da spettatore, non da regista come lui, ok? Come in un film, il capitolo 8, guardate, di Matteo, riporta una sequenza di episodi, di immagini, come a capitoli, tipo il film, chi ha visto i film di Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, avete visto il film di Quentin Tarantino? Non sapete chi è Quentin Tarantino? Ai, mamma. Non lo sapete chi è? Ai, ai, ai. Chi lo spiega? Jonah, spiegalo tu chi è. Vieni, vieni e lo spieghi, che lo conosci meglio di me. È un regista che ha fatto tanti film di successo, che molto spesso i suoi film sono fatti a capitoli. Capitolo 1 e arriva sino a un punto, poi continua, capitolo tipo un libro. E i suoi film sono fatti così, lui conosce meglio questo, dai, quindi lo spiega meglio, John. Non lo so. Vabbè, è un regista, come avete capito, molto particolare, con uno stile molto, molto ben riconoscibile, anche molto forte a tratti. È capitato che i suoi film li divide appunto in capitoli, quindi capitolo 1, capitolo 2, quindi c'è storia, svolgimento e fine.
E molto spesso i suoi personaggi sono molto portati agli estremi come caratteri, e anche le situazioni. Sono situazioni magari in alcuni casi ambientate nella vita di tutti i giorni, altre in scenari che spaziano dal western al mafioso, al malavitoso. E quindi ci sono queste situazioni molto, molto particolari, e anche le reazioni dei personaggi molto spesso sono molto particolari, molto sopra le righe. Quindi questo. Perfetto. Estremizza determinate cose. Qui parlerò di estremi io. Cioè, e ho visto, leggendo questo capitolo, capitolo 8, ho visto come, l'ho visto a capitoli, sebbene sia un solo capitolo, ho visto diverse scene, diversi episodi, esattamente 6 episodi, che li chiameremo capitoli, uno alla volta. E parla, il primo capitolo parla della guarigione di un lebbroso. Gesù scende dal monte delle Beatitudini, dove fece il discorso delle beatitudini sul monte. Quando scende a valle, cosa fa? Incontra questo lebbroso e vuole essere guarito, e lui cosa fa? Lo guarisce. Primo episodio. Secondo episodio, ovvero il secondo capitolo, dopo di questo cambia scena e arriva un centurione. Conoscete la storia del centurione romano, no? Quindi non ve la spiego perché la conoscete tutti. Il terzo capitolo, perché io mi soffermerò su qualcosa di questo, quindi questo li tratteremo così superficialmente. Il terzo capitolo è un episodio un po' più familiare. Qui è estremo, il centurione è un estremo, il lebbroso è un estremo. Ma quando si conclude questo capitolo, Gesù va in casa della suocera di Pietro. E cosa fa? Guarisce la suocera di Pietro, perché aveva fame e Gesù doveva mangiare. E se la suocera di Pietro non guariva, a panza restava vacante. Quindi li ha guariti, l'ha guarita. Terzo episodio, si parla del seguire Gesù come discepoli. Il quinto episodio, Gesù acquieta la tempesta. Ce l'avete presente? Sale sulla barca, deve passare all'altra riva, si scatena una tempesta enorme e Gesù sgrida la tempesta. Sesto episodio, dall'altra parte ci sono due indemoniati che aspettano Gesù per essere guariti e liberati. Sesto episodio. Ora, i primi tre capitoli ci parlano di che cosa? Di un Gesù, ecco perché dobbiamo parlare di Gesù, che sa fare risolvere ogni problema, persino quello delle suocere, pensate. Qualcuno può dire, ma mia suocera guarda che brava. Anche per le suocere brave ce n'è. Quindi sa risolvere ogni tipo di problema e sa guarire ogni tipo di malattia. Il paralitico, abbiamo visto, il servo del centurione, e ancora la suocera di Pietro. Quindi dalle malattie gravissime alle piccole malattie. La suocera di Pietro non ha niente di strano che era raffreddata magari, e Gesù dice no, questo è niente, neanche mi metto lì, dai, alzati e servi. Quindi questi quattro, il capitolo 4 invece fa una pausa ai miracoli di Gesù, notate, capitolo 4. È un sela, detto biblicamente. La parola sela significa una pausa, è vero? Leggiamo nei Salmi, quando si scrive, leggiamo sela, significa pausa. È come se Gesù facesse una pausa e nella pausa succede un'altra cosa che non ha nulla a che vedere con i miracoli, ma poi continuerà con i miracoli. Ci parla del seguire Gesù, il quale non dice di no mai a chi vuole seguirlo, ma mette delle condizioni. Leggiamo insieme. Capitolo 8, verso 18. Ora Gesù, vedendo intanto intorno a sé grandi folle, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, sapete che erano gli scriba? Erano persone di cultura, religiosi, che erano nel Tempio, che servivano nel Tempio, erano i dottori della parola. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro,
io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli era morto il papà. Ma Gesù gli disse: seguimi. È duro qui, eh? È duro qui. È duro qui. Seguimi. E lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù non sta dicendo che non bisogna seppellire i morti, eh? Ma c'è un insegnamento dietro. Cosa sta dicendo qui Gesù, se uno vuole seguirlo? Perché vedete, i miracoli sono belli. Prima, dopo. Ma se vogliamo essere compagni di viaggio di Gesù e vedere i miracoli di Gesù, le guarigioni di Gesù, la soluzione dei problemi di Gesù, dobbiamo essere suoi discepoli. E i discepoli di Cristo, Gesù disse, guarda, avvisa i discepoli della tane, delle tane, dei nidi, è vero? Paragona queste cose e dice esattamente: le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi. Tane e nidi sono sinonimo di sicurezze. Mentre i discepoli devono imparare, sta dicendo questo, Gesù lo dice pure a noi, devono imparare a non avere dove posare il capo. Gesù non aveva dove posare il capo, che significa anche dove posare il capo? Ovvero non avere le sicurezze che vengono da questo mondo, ovvero non confidare nelle sicurezze che ci sono in questo mondo, perché tanti, anche credenti, si sentono forti quando hanno le sicurezze in questo mondo, quando hanno un bel conto in banca, quando hanno un bel lavoro, quando stanno sicuri. Le tane, i nidi, capite? Significa che non dobbiamo avere queste cose. Oh, non sta dicendo questo il Signore. Il Signore sta dicendo che l'attitudine che dobbiamo avere è quella di non confidare in queste cose. Tant'è vero che in un altro contesto dice che sebbene noi abbiamo le cose del mondo, dobbiamo vivere come se non avessimo le cose del mondo. Questo è non confidare in ciò che il mondo ci offre. Perché non dobbiamo confidare in ciò che il mondo ci offre? Perché se noi impariamo a confidare in ciò che il mondo ci offre, perdiamo la fiducia verso il Signore. Sono due cose diverse. Gesù è venuto da un altro mondo, possiamo dire. Gesù disse: io sono venuto da Dio, dal cielo, e non sono di questo mondo. Perché se fossi di questo mondo, un giorno disse a Pilato, i miei avrebbero preso le armi, avrebbero combattuto, ma non sono di questo mondo. E quando pregò per noi, per tutti i discepoli, al capitolo 17 di Giovanni, Gesù dice: Padre, loro sono come me. Sta dicendo questo. Sebbene sono nel mondo, non sono del mondo. Non sono volpi, non sono uccelli, vengono dal cielo. Non dice la scrittura che quando noi crediamo siamo nati da Dio? Che siamo nati di nuovo? Che non facciamo più parte di questo mondo? Che significa che dobbiamo diventare eremiti? Non è quello, è l'attitudine che dobbiamo avere nel vivere la nostra vita quotidiana qui sulla terra, che è diverso. Che significa ancora questo? Significa che se noi non abbiamo tane qui, il nostro rifugio è lì, la nostra tana è lì, il nostro rifugio è nel cielo, il nostro rifugio è in Cristo. Tant'è vero che Gesù disse: se siete stanchi e affaticati, venite a me e io sarò il vostro nido, vi darò riposo, sarò la vostra tana, rifugiatevi in me. Non dice la scrittura: rivestitevi di Cristo?
Lui è il nostro rifugio. Essere discepoli, dirlo è facile, fratelli miei, esserlo è tutt'altra cosa. E purtroppo tra i cristiani ci sono tanti che dicono, sono discepolo di Gesù, ma non vivono come discepoli di Cristo. Sempre conflitti interiori, sempre ansie, sempre paure, sempre difficoltà. Non appena hanno un po' di problemi, è perché stanno confidando nel mondo, capite? Appena hanno un po' di problemi, vanno in escandescenza, vanno in confusione, non sanno che pesci prendere. È perché il loro nido è qui sulla terra e non è nel cielo. Qui Gesù è un po' duro, perché lui vuole discepoli, non vuole pseudocredenti. L'interesse dei discepoli deve focalizzarsi riguardo a lascia che i morti seppelliscono i loro morti, sta dicendo, simbolicamente Gesù sta dicendo, dedicati ai vivi, perché ci sono tanti vivi che sono morti. L'interesse dei discepoli deve focalizzarsi sulle persone e non sulle cose morte. Notate, io mi accorgo che non solo il 2 novembre, ma in tutte le feste comandate, e c'è chi ogni settimana, e c'è chi ogni giorno, il cimitero è più vivo di altri posti qui a Favara, per esempio. È sempre pieno, sempre trafficato, quanto movimento, sembra che ci sia più vita tra i morti che tra i vivi. Significa che bisogna onorare i morti? Non sto dicendo quello. Ma sto dicendo non possiamo vivere per i morti, perché ci sono tante persone, perché i morti ormai hanno il loro destino, o da una parte o dall'altra, ma i vivi, fratelli miei, possono avere hanno la possibilità di avere un destino diverso se noi li portiamo al Signore. Questi sono i discepoli che seguono Gesù, disposti ad affrontare le tempeste che si presentano. Quando dice non c'è tana, non c'è rifugio, fratelli miei, sta dicendo anche che non c'è modo, quando arrivano le tempeste, di stare dentro casa, capite? Deve affrontare le tempeste quando arrivano. Perché nella vita ci sono le tempeste, anche per i cristiani ci sono le tempeste, come abbiamo visto nelle settimane precedenti e anche questa settimana. Ci sono e ci saranno sempre. Ma non dobbiamo avere paura delle tempeste. Il cristiano può vivere in mezzo alla tempesta, può attraversare le tempeste, può anche, come vedremo stasera, sgridare pure le tempeste, a seconda delle circostanze. Ma noi siamo più che vincitori contro le tempeste, in Cristo Gesù che ci fortifica. Amen. I discepoli devono, questi sono i veri discepoli. Dice, mi vuoi seguire? Lo scriba, un altro discepolo. Mi volete seguire? Certo, io voglio che mi seguite. Gesù cerca discepoli, altro che. Ma dovete essere disposti a rinunciare, dice un'altra volta, a voi stessi. Perché chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Andate a vedere cosa ha il fratello. Che è successo? Ci traversa? Si è ripreso, dai. Preghiamo, dai. Signore, benedice il fratello che è là dentro, Signore Dio. Alzate le vostre mani. Signore, noi sgridiamo ogni spirito che attacca il fratello in questo momento nel nome di Gesù e ti preghiamo di rimetterlo in sesto, Signore, e di fargli passare quello che sta avendo in questo momento. Oh Signore, noi sgridiamo ogni attacco che sta ricevendo in questo momento e decretiamo la benedizione sopra di lui, nel nome di Gesù. Amen. 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 Allora, come stavo dicendo, se si è ripreso il fratello, 2, 3, 1, 2, gli altri venite, casomai. Capitolo, abbiamo visto che questo era, siamo al capitolo 4,
che è un po' il centro di tutto il messaggio di questo pseudofilm, diciamo, di questa scena. E vediamo ancora che al capitolo 5, dopo che Gesù parla del discepolo, fa questo intermezzo o questo intervallo o questa pausa e parla dei discepoli, al capitolo 5 vediamo che si presenta la tempesta. Leggiamo al verso 23. Gesù sale in barca con i suoi. Essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Dove doveva andare Gesù? Dall'altra sponda del lago, ok? Doveva attraversare e doveva andare nella terra dei Gergeseni, chiamati, dove c'erano i due indemoniati. Ma i discepoli non sapevano questo, ma Gesù lo sapeva. Capitolo 5, quindi verso 23, essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Ora, egli dormiva. Cosa fa Gesù nella tempesta, durante la tempesta? E dorme. Cioè, lui è al sicuro, capite? Non confida, non ha tane qui. E chi non ha tane o nidi qui, confida in lì. Lui confidava nel suo Padre Celeste. E quindi, nonostante c'è la tempesta, dormiva. Posto Liliana, hai preso? Qua ci abbiamo il fratello ripreso, dai. Tranquillo, forse Emanuele, eccolo qua, meglio di prima. Ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Ora egli dormiva e i suoi discepoli accostatesi lo svegliarono dicendo, immagino come lo svegliarono, non erano con i capelli dritti. Si erano imbianchiti, pieni di paura, pallidi, tremolio, e dicendo, Signore salvaci, noi moriamo, noi stiamo morendo, canneghiamo subito, Signore salvaci, solo tu ci puoi salvare. Pieni di paura. Ma egli disse loro, pensate Gesù, dice, guarda cosa c'è, Signore, come? E mi svegliate per questo? Ma egli disse loro, perché avete paura? Avevano paura. Uomini di poca fede. Gesù associa la poca fede alla paura. Notate? E alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dicevano, chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Ma che testa dura avevano i discepoli, è vero che ancora non avevano lo Spirito Santo, lo posso capire, ma che testa dura, venivano, da che cosa? Vi ricordate, dalla guarigione del lebbroso avevano visto il centurione, il servo del centurione guarito completamente, la suocera di Pietro istantaneamente che si è alzata come una molla per servire il Signore e farli mangiare. Venivano da questo e venivano dal sermone sul monte, dalla moltiplicazione dei pani, venivano dal vedere tanti miracoli, eppure il vento li ubbidisce. Noi diremmo oggi, perché siamo più bravi, diremmo, ma è normale che Gesù ha fatto questo, ma vi volevo vedere sulla barca, assieme ai discepoli. Le tempeste significa ci sono, arrivano. Il capitolo 5 ci rivela un po' di cose al riguardo dell'essere discepoli. Perché adesso ci sono i discepoli che hanno detto lasciamo tutto e ti seguiamo, Signore. Forse c'era pure lo scriba lì. Forse c'era quell'uomo che aveva detto lascia che vada a seppellire mio padre, lascio tutto e lo seguì. Forse c'erano anche loro, la Bibbia non lo specifica questo. Ma sicuramente c'erano Pietro, Giacomo, Giovanni, c'erano il fiofiore degli apostoli, è vero? Lì. Che erano ancora discepoli, ci rivela un po' di cose riguardo all'essere discepoli.
Innanzitutto ci dice una cosa: se vogliamo essere discepoli, fratelli miei, e vogliamo vedere i miracoli di Dio, perché di questo si parla, non dobbiamo essere prigionieri della paura quando ci sono le tempeste. Perché quando arriva la tempesta nella nostra vita di discepoli, di seguaci di Cristo, a volte siamo presi dalla paura. E qui la scrittura dice, Gesù dice, che se abbiamo paura abbiamo perduto la fede in quel momento. Cioè significa la paura ci ha fatto prigionieri e quando la paura ci mette in prigione la fede non viene dentro con noi. Non dobbiamo essere prigionieri della paura durante la tempesta. Quando siamo prigionieri non abbiamo la libertà della fede che agisce, perché la fede è libertà di azione. Ancora ci dice questa scrittura che chi rimane nella fede rimane nella pace, così come Gesù, come uomo. E Gesù era uomo lì, non pensate era il Superman, non era il Superman Gesù lì, Gesù lì era l'uomo, ecce homo, ecco l'uomo era. E lui ha lasciato il suo essere uguale a Dio, come dice la scrittura, e visse come ogni uomo, e aveva le sue tentazioni, la paura voleva vincere su di lui, c'era ogni cosa che ogni uomo poteva avere nella sua vita, Gesù la visse. Difatti la Bibbia dice che lui simpatizza con le nostre infermità, perché lui fu tentato in ogni cosa. E quando tu pensi, ma questa cosa è troppo dura, Signore, Gesù ti dice, io l'ho patita, l'ho sopportata, l'ho superata, anche tu la puoi superare. Anche tu la puoi superare. Ma dici, come faccio a superarla io? Non credi che io vivo in te? Non la devi superare da solo. Con la tua forza non la supererai mai. Senza la fede non la supererai mai, ma se credi che io vivo in te, tu agisci e io vinco le circostanze. Perché la Bibbia dice che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Questo è essere discepoli, fratelli miei. Ancora ci dice questa scrittura che ci sono tempeste a volte che dobbiamo superare, ma ci sono tempeste come questo tipo di tempeste che possiamo sgridare e dirgli di tacere, che la devono voler finire. Questo è un tipo di tempesta che possiamo domare. Difatti Gesù la domò. È vero? Ma non tutte le tempeste le possiamo domare. A volte le dobbiamo attraversare. Questo è un tipo di tempesta. Ci sono tempeste che possiamo sgridare e far cessare. Lo scopo di questa tempesta, di questo tipo di tempesta, era quale? Quella di non fare approdare la barca all'altra riva, perché il diavolo sapeva che all'altra riva c'erano degli indemoniati e se dice questo Gesù arriva dall'altra parte, cosa succederà? Li libererà, così come avvenne poi, è vero? Così tante volte il diavolo si oppone, manda delle tempeste nella nostra vita, invece noi di sgridare le tempeste veniamo presi dalla paura, gridiamo, entriamo nel panico e ci paralizziamo e siamo prigionieri della paura, invece di pensare che al di là della tempesta noi la possiamo sgridare, possiamo arrivare là dove Dio vuole portarci per fare del bene delle persone che ci stanno aspettando. Anche se non lo sappiamo, ci stanno aspettando. Chissà quante opportunità abbiamo perso, di persone che ci aspettavano, per una parola buona, per una liberazione, per una guarigione, per una salvezza. Ma il diavolo l'ha visto e ha mandato una tempesta e noi ci siamo concentrati sulla tempesta. Ah, guarda cosa mi è successo, guarda cosa mi è capitato e ci paralizziamo. Ci fermiamo, ci blocchiamo e perdiamo l'obiettivo di Dio, quello di portarci là dove Lui ci voleva portare. Questa è una tipologia di tempesta, fratelli miei. E noi in ogni modo, anche per non sapere, come diciamo dalle nostre parti, né leggere né scrivere, quando arrivano le tempeste sgridatele. Non fatevi prendere dalla paura.
Se non si muove la tempesta, dopo che l'avete sgridata, attraversatela. Ricordate sempre, dopo la tempesta c'è sempre la quiete, perché Dio è per noi, non è contro di noi. Sgridatela e vedrete che se voi approdate oltre la tempesta, dall'altra parte della sponda del lago, vedrete che ci sarà qualcuno che vi sta aspettando e sta dicendo, ah, non vi aspetterà a braccia aperte dicendo, ah, finalmente sei arrivato. No, i due indemoniati non aspettavano così Gesù. Ora vediamo. Questo ci introduce nell'ultimo capitolo di questa sequenza di immagini. L'ultimo capitolo è al verso 28. Quando giunse all'altra riva, la tempesta si acquietò, vero? E la barca arrivò all'altra riva. Quando giunse all'altra riva, nella regione dei Gergeseni, qua facevano sempre, sapete perché si chiamano i Gergeseni? Perché prendevano l'acqua dal lago e facevano i gargarismi. Non è questo. Cioè. I Gergeseni, nella regione dei Gergeseni, gli si fecero incontro due indemoniati. Pensate come facevano indemoniati. Indemoniati come indemoniati, sapete cosa fanno? Quando arriva Gesù dicono, finalmente sei arrivato, Signore. A volte noi vogliamo che tutti facciano così, no, con noi. Siete arrivati, finalmente vi aspettavamo. Il tappeto rosso. Guardate. Usciti, dove stavano? Usciti dai sepolcri. Il regno dei morti significa. E questo ha a che vedere anche con l'altra scrittura che abbiamo visto prima, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via, altro che accoglienza. Messero le transenne lì, dice guai a chi passa di qui. Pensate questi due lì, l'avete visto mai indemoniati voi? Io l'ho visto. E se non si è preparati... si può avere anche paura dello sguardo, delle azioni, quello che dicono, dalle schiume che buttano, delle parolacce che dicono, dagli occhi che sgranano, dice mamma mia, questo è il diavolo in persona. Beh sì, è il diavolo in persona, ma non dobbiamo avere paura. Quando ho visto indemoniati dico, ah, finalmente una persona da liberare. Perché so che quelle persone sono nel bisogno. Voi li vedete indemoniati, vedete l'opera del diavolo, ma dietro l'opera del diavolo c'è una persona che sta gridando a Dio per essere liberata. Furiosi che non potevano passare per quella via. Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo, guardate, immagino come gridavano, che vi è tra noi e te, o Gesù, figlio di Dio, sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo? Pensate con quale grinta, perché i demoni hanno una grinta incredibile. Non lontano da loro vi era un grande branco di porci che pascolava. E i demoni lo pregavano dicendo, se tu ci scacci, permettici di andare in quel branco di porci. Ed egli disse loro, andate, gli dà il permesso. Così essi, usciti, se ne andarono in quel branco di porci. Ed ecco tutto quel branco di porci si precipitò dal dirupo nel mare e morirono nelle acque. Coloro che li custodivano fuggirono e andati nella città raccontarono tutte queste cose, incluso il fatto degli indemoniati. Ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù e come lo videro lo pregarono di allontanarsi da quel territorio. Qua dice restiamo senza bestiame. Evidentemente avevano capito che c'erano tanti indemoniati. E ogni indemoniato non è che aveva un demone dentro. Ma quanti demoni aveva dentro? Perché quando una persona è indemoniata è un contenitore di demoni. Ne entra uno, l'uno poi chiama l'amico, l'altro chiama gli amici, l'altro chiama... Finché non si decide di tagliare e di farli uscire fuori, si può diventare, come dice Angelo, una legione. Cioè significa mille demoni, pensate. Come può una persona vivere bene così?
Ora io vi dico, noi non vediamo questo genere di persone oggi. Ho visto qualcuna, ma non che ce ne avevano mille, ma qualche demonuccio ce l'avevano anche più di uno. No, ma al di là che siano uno o siano mille, noi siamo chiamati a liberare queste persone. Amen. Ma per liberare queste persone, fratelli miei, per guarire dalle infermità, dobbiamo essere discepoli veri di Gesù, che non hanno dove posare il capo e che non si rifugiano nei propri divertimenti, nei propri piaceri, nelle proprie belle cose, nelle proprie riposi, nel proprio guscio, ma il riposo lo trovano solo in Dio. Oggi, vi dico la verità, oggi siamo in un tempo che biblicamente siamo nella chiesa della Laodicea. Sapete, l'Apocalisse parla di sette chiese, anche sono sette simbologie di chiese. Oggi un po' la chiesa di oggi assomiglia un po' alla chiesa dell'Odicea. La chiesa dell'Odicea è quella chiesa che crede di essere ricca ed è povera, che è tiepida. E Gesù dice: se sei tiepido, a me non mi piaci. I tiepidi io non li digerisco, li vomito dalla bocca. I caldi mi piacciono, quelli ferventi. I freddi, bene, sono completamente freddi, si possono riscaldare, ma i tiepidi sono quelli che non sono caldi e si sentono a posto. È una tipologia di cristiano. Quelli che pensano ogni tanto vado in chiesa, l'importante che onoro le festività, l'importante che qualcosa per il Signore faccio, l'importante però poi si fanno tutta la loro vita per i fatti loro. Non rinunciano a niente, anzi, quando c'è la chiesa e dovrebbero rinunciare a qualcosa per andare nella chiesa, per servire il Signore, fare qualcosa per il Signore, preferiscono rinunciare alla chiesa e non alle loro comodità. Pensate che il Signore sta cercando questi tipi di discepoli? Pensate che una chiesa può essere fervente con questo tipo di discepolato? Pensate che la Chiesa può vedere manifestazioni gloriose del Signore quando c'è un tipo di credenti così? Difficile. Ma il Signore dice pure: io cerco questo tipo di discepoli. Anche alla Chiesa dell'Odicea, Lui dice: io vi lo sto dicendo, questo è il succo, non vi dico perché siete tiepidi così, io vi dico, vi riprendo perché voglio bene, voglio che siate diversi. Perché al di là di ogni cosa, anche quei tiepidi sono ancora la Chiesa di Gesù Cristo, quelle che Lui ama e che vuole che diventino caldi. Altrimenti Lui non parlerebbe alla Chiesa. Quando Lui parla alla Chiesa come stasera è perché tiene alla sua Chiesa. Quando parla alla Chiesa è perché sta dicendo: Chiesa, svegliati. Quando è sveglia lui lo dice pure. C'è una chiesa sveglia, pensate alle altre lettere, c'è qualche lettera che parla di questo. Ci sono diversi aspetti in ogni lettera, ma la lettera dell'Odicea è molto tipologica sull'aspetto della tiepidezza. Fratelli miei, le cose del mondo passeranno. Non mettiamo nidi e tane in questo mondo. Dice: ma è difficile, pastore? Fratelli miei, lo so che è difficile, non vi sto dicendo che è facile. Gesù non disse allo scriba e al suo discepolo: guarda che lui gliel'avvisò, disse: non è così, chi mi vuole seguire si deve uccidere. Chi mi vuole seguire significa deve rinnegare se stesso. Chi mi vuole seguire deve capire che non può fare più la sua volontà, ma deve fare la volontà di colui che l'ha chiamato. Chi mi vuole seguire non deve vivere nelle paranoie, non deve vivere nel vittimismo, non deve vivere nelle paure. Chi mi vuole seguire deve guardare verso di me e seguirmi. E io gli darò la forza, gli darò gli amici, gli darò la fede, gli darò, come si diceva ieri sera, la fede non...
La fede viene dal Signore, fratello, lo dicevo pure l'altra settimana, mi sembra. La fede, noi non possiamo avere fede. La fede nostra viene se spuntiamo gli occhi su Gesù. Lui è l'autore e compitore della nostra fede. L'altra versione, vi ricordate come diceva? La riveduta, non va riveduta, diceva: lui è colui che inizia la fede in noi e la porta a completamento, qualcosa del genere, ancora più incisiva. Noi da soli siamo spenti, morti, non possiamo neanche avere fede. Ma se cominciamo, dopo che siamo nati di nuovo, a guardare verso il Signore, lui alimenta la nostra fede e possiamo gridare anche al Signore: Signore, accresci la nostra fede. Amen. Per concludere, il capitolo 6 ci insegna questo. Capitolo 6 significa l'ultima parte, che ci sono tempeste che sono in opposizione al piano di Dio, che oltre questo tipo di tempesta c'è il miracolo di Dio che ci attende. Tante volte noi perdiamo i miracoli di Dio. Che dopo la tempesta, se rimaniamo fermi, ci sarà quiete per le persone sofferenti che stanno aspettando il tocco di Dio. Amen. Ci alziamo in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore, con tutto il cuore. Alleluia. Santo, santo, santo sia, Signore. Ecco perché dicevo: innalziamo Gesù, innalziamo Gesù, innalziamo Gesù. Avete visto cosa fa il Signore? E pensate che lui li faceva solo 2000 anni fa? 2000 anni fa era fisicamente lì. Oggi è dentro di te, dentro di te, dentro di te, dentro di te, dentro di me, dentro di te. Lo vuole fare, significa attraverso di te. Impariamo a vivere per lui. Siete disposti? La risposta dipende da noi, fratelli miei. Se noi facciamo questo, non pensiamo più alle faccende della vita che avvolgono tutta la nostra vita, che ci sbattono a destra, a sinistra. Organizzatevi. Nelle faccende della vita, organizzatevi. E nell'organizzazione mettete davanti al primo posto il Signore e la sua opera. Siate intelligenti. L'intelligenza viene da Dio. Dio vi ha dato lo Spirito Santo per essere intelligenti dell'intelligenza divina. Dio vi ha dato lo Spirito Santo affinché voi possiate mettere al giusto posto ogni cosa. E le persone che hanno l'intelligenza dello Spirito Santo mettono lì in alto Gesù Cristo, prima di ogni cosa. Il suo regno. E poi tutto il resto. Famiglia, il lavoro, le amicizie. E vi posso dare un segreto: anche le altre cose funzioneranno meglio se mettete al primo posto Gesù. Non scavalcate il posto che spetta al Signore nostro Gesù Cristo. Egli vuole stare al centro della nostra vita. Vuole stare al centro del tuo cuore. E non lo fa perché vuole essere idolatrato, ma perché vuole farti del bene. E perché vuole fare del bene attraverso di te a tante altre persone? Egli è il Signore che rimane in eterno e vuole il centro del nostro cuore, dei nostri pensieri, dei nostri progetti, del nostro affetto, delle nostre aspirazioni. Lui vuole essere al centro
della nostra vita. Seguilo, segui Gesù e non perdere le opportunità che Dio ti mette davanti, perché le tempeste arriveranno, ma tu le potrai sgridare e fare del bene a tante altre persone. Alleluia, alziamo le nostre mani al cielo e preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio con tutto il mio cuore.